tappa di un progetto che vuole arrivare alla ristrutturazione dell'ex Aurora, che come sappiamo è un progetto finalizzato per permettere ai ragazzi di avere un luogo di incontro. Quindi è una serata all'insegna della cultura e della musica di un certo livello, e qui ringrazio l'Associazione Culturale del Paese di Don Orione, la Biblioteca Comunale, il Comune, che hanno promosso questo evento per sensibilizzare la popolazione per raccogliere le iniziative per raccogliere i fondi da evolvere al nuovo oratorio di Ponte Curone non si fermano. Ponte Curone, inondata dalle note del soprano Cecilia Lee Yo-in, poi il pianista Gian Maria Franzin, che è il direttore della nostra corale parrocchiale, e poi la corale Novincanto, composta da 30 elementi.